Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Terraformers, The Red Planet Awaits. Un gioco sviluppato dagli Asteroids Lab e distribuito dai Goblins con cui comunque ho già collaborato, insomma, perché mi sono arrivati già altri giochi di questo publisher. Il gioco è un po' particolare, è un gioco per tutti? No, è un gioco a turni, un gioco di costruzione e soprattutto, come dice anche il titolo, di terraformazione. Saremo i primi a creare una colonia su Marte con l'aiuto di umani e robot. L'ho giochicchiato un pochino, il gioco si trova su Steam, è uscito da poco e costa $19.99. Attualmente, quando lo sto registrando, che è uscito da poco, costa $17.99, 2 euro di sconto per il lancio, insomma, quindi un 10% di sconto. Il gioco è in Early Access e ci rimarrà circa 6 mesi, quindi lo vedremo verso la fine dell'anno con la versione 1.0. Iniziamo una nuova partita, cancelliamo tutto, avremo anche il supporto del tutorial, cercherò di tradurre quanto posso perché il gioco è in inglese, ma conoscendo il publisher può darsi anche che arrivi un domani in italiano. Anche perché credo che non sia granché da tradurre, però. Benvenuto al progetto di colonizzazione di Marte. Un piccolo passo per i primi coloni, ma un balzo gigantesco per l'umanità. Lo shuttle è atterrato e le tue persone sono pronte per insediarsi sul pianeta rosso. Ogni uomo e donna sulla nave sono consapevoli dell'importanza storica di questa missione e della grande responsabilità che pesa sulle loro spalle. Le loro vite saranno spese sotto i dome, insomma le cupole, di habitat artificiali, ma non sono qui per se stesse, ma per il futuro della razza umana. Ci vorrà molto tempo prima che l'uomo possa respirare l'aria marziana, ma tutti si impegneranno a lavorare affinché quel giorno arrivi. La Terra ha mandato delle risorse per cominciare l'insediamento. Ok, abbiamo 50 di energia, 29 di cibo, 10 d'acqua e 5 di titanio. Vi spiegherò, diciamo, quello che ho preso. Pianeta rosso offre molte opportunità. Va bene, questo è qui è la barra della vittoria, dove dovremo arrivare e vincere la partita. Dovremo sempre tenere il supporto alto, perché se raggiunge lo zero il progetto fallirà, non verrà più finanziato. Quello che dobbiamo fare ora, poi vi spiego anche questa mappa, è scegliere un leader. Il leader iniziale è sempre diverso da quello che ho visto, perché abbiamo l'altra volta avevo questo e un altro invece che era vestito da laboratore. Quello che cambia sono le skill principali, nel senso che entrambi hanno l'abilità di esplorazione che è fondamentale all'inizio del gioco, ma lui è in grado di salvare 5 di energia e ha 2 progetti in più ogni turno. Guadagna un più 3 di scienza, perché c'è anche una meccanica di carte, di card game. Lui invece ha praticamente mina con un bonus, e le missioni di esplorazione possono essere undertaken, mi sfugge che cosa può costruire su una planet location. No, io inizio con questo che sono più confident. Va bene, allora praticamente noi abbiamo la New Valletta, insomma lo possiamo rinominare adesso, vabbè, vediamo cosa dice il tutorial che ho già fatto però. Felice di conoscerti, sono Gustav Mirzoyan e iniziamo a lavorare. Aumentando la popolazione ci aiuterà ad avere più supporto iniziale. La popolazione richiede cibo. La Terra ha gentilmente provveduto con degli progetti essenziali per produrre cibo e aumentare la nostra popolazione. Visita la nostra città. Ok, la città è questo fondale preimpostato. Però noi possiamo in questo caso andare a spendere energia, che abbiamo qua, ne abbiamo 50, per eliminare queste rocce, e possiamo costruire solo all'interno di questi blocchi qui. Possiamo vedere i progetti. La prima cosa che possiamo fare è non è questa, perché vedete che ci richiede 30 di cibo, ma ne abbiamo 29, ma costruiamo una greenhouse farm, la trasciniamo qui e l'abbiamo costruita in questo turno. Ogni turno dovrebbe essere un anno. Come potreste aver notato, costruire un progetto costa risorse. Dobbiamo esplorare le location vicine, possiamo trovare queste risorse. Le risorse sono appunto il cibo, l'energia, la scienza, l'acqua, i nitrati, i silicati, il titanio e il trizio.
Allora, noi cliccando col destro torniamo in questa modalità qui e qui possiamo esplorare e vediamo che cosa abbiamo davanti a noi. In questo caso magari più risorse, qui c'è più probabilità di trovare titanio in grandi quantità. Andiamo qua. Aspettate che... No, non mi fa andare lì? No, dobbiamo passare il tour. Ah, dobbiamo cliccare qua giustamente. Andiamo lì. Spendiamo uno di energia e andiamo in questo posto. La prospezione delle risorse ha rivelato un deposito di titanio e piccoli frammenti di acqua e silicati. Va bene, recuperiamo tutto. E la zona qui è esplorata. Arriveremo al punto in cui troveremo anche una miniera. Allora, grande, hai trovato un deposito. Abbiamo bisogno di espandere la nostra città per la location con il deposito prima di poter costruire una miniera su di esso. Ogni popolazione robot ti darà accesso a più location, infatti adesso sì, ci stiamo espandendo sempre di più. Non abbiamo abbastanza cibo al momento, costruisci l'habitation module per costruire l'habitation module project per aumentare la nostra popolazione, ma il nostro greenhouse fornisce uno di cibo per turno, infatti vedete che adesso abbiamo più uno perché abbiamo costruito la serra idroponica, lì come si chiama. Ora clicca alla fine del turno, finisce il turno. Passati 2 anni però. Ogni anno 3 progetti ti saranno proposti da cui potrai sceglierne uno. Ricercare un progetto ti permette di costruirlo quando avrai le risorse. Quindi ora possiamo scegliere se fare un'altra greenhouse o fare... che poi ci costa 10 d'acqua. Oppure un termogenerator a trizio. Però a trizio siamo messi a 0 adesso, quindi non ha senso. O un laboratorio che ci costa 5 nitrati e 5 di silicati. Credo siano i silicati. Allora prendiamo questo e vedete che viene aggiunto qua. Ora possiamo costruire l'habitation module, quindi riclicchiamo su New Valletta, la chiamo New Roma, giusto per orgoglio, e la costruiamo qua. Perfetto. Allora ci vengono date anche le missioni, abbiamo guadagnato victory points, ora possiamo andare a esplorare. Io direi di esplorare, qua abbiamo un deposito, possiamo esplorare, vediamo, ci servono i nitrati, ma nitrati mannaggia non ne abbiamo, questo è tutto Marte, con penso anche le location, le scansioni reali del pianeta, ma io andrei da qua a recuperare un po' d'acqua. Exploration, spendiamo ancora un po' di energia e andiamo, dovremo poi provvedere anche a generarci dell'energia. Ci sono anche degli eventi. Allora, un meteorite. Mentre esaminavi l'area, gli esploratori sono arrivati su un cratere dove il meteorite era ancora visibile. Ok. In sintesi troviamo 3 titanio, silicati e una parte di scienza. Recuperiamo anche una significativa parte di scienza. Più 6 science. Abbiamo sbloccato altre location, ma qua non c'è nulla. Qua abbiamo un deposito, qua non c'è niente perché abbiamo trovato questo. Ok, possiamo espandere la location. Ogni popolazione robot ti permette di espandere. Vedete che c'è questo simbolino qui. Clicca per espandere ed espandiamo. Quindi ora abbiamo espanso. Spendendo 4 di energia abbiamo espanso il nostro new room. Questa non è chiarissima come meccanica. In sintesi, qui ora porteremo del titanio a ogni turno, quindi un giacimento piccolo però è collegato, non che lo vediamo, cioè forse è questo il collegamento che si completa qua. Comunque passiamo il turno, passano altri anni, possiamo ricercare qualcos'altro. Io faccio la farm dei tuberi, che non è male, mi serve i nitrati. A breve poi si introdurrà una meccanica nuova particolare. Esploriamo, andiamo qui, andiamo da quest'altra parte. Vabbè, potremmo star lì a leggere tutto quello che dicono sulla storia, però insomma abbiamo trovato questo. Abbiamo trovato anche un evento. Praticamente abbiamo trovato una cassa di rifornimenti, probabilmente ce l'avevamo persa, abbiamo più 10 cibo. Ottimo, si sono sbloccate altre cose, andando qui generiamo anche felicità. È una milestone di esplorazione. No, dopo andremo qui perché ci sono silicati. Nitrati, scusate. Allora, non costruirei nulla al momento perché non abbiamo nulla. Passiamo il turno. Ok, abbiamo stabilito una permanente trade route con la Terra. Quindi praticamente ora ogni turno
cioè ogni turno. In realtà possiamo settarla adesso, vi faccio vedere. Prima scelgo il progetto, laboratorio ce l'abbiamo già, l'habitation module non ce l'abbiamo, prendo l'habitation module che mi dà più 1 di popolazione. Possiamo scegliere di importare un materiale, e io in questo caso importo i nitrati. No, scusate, ho sbagliato, devo importarli a noi. Ma per chiudere il cerchio devo esportare qualcosa e io esporterò il titanium. Ok, confermo e quindi a questo punto la trade route è fissata. Ora andiamo qui, che magari ci troviamo qualche nitrato. Una pianura offre molto spazio al sito, nitrati, acqua, più 2 nitrati, ok, non abbiamo nessun giacimento qua, però possiamo continuare al prossimo turno di là. Allora, iniziamo, abbiamo 2 di nitrati, dobbiamo fare il laboratorio, ce ne servono 5, ma anche i silicati che abbiamo, ci dà più 1, science. In realtà qua con 10 nitrati possiamo fare un più 1 di cibo e andare a più 2 a turno, che non sarebbe male, ma dobbiamo muoverci e prenderci anche una centrale che ci permette di creare energia. Per aumentare il loro prestigio, 3 grandi corporazioni si stanno offrendo di fissare una trade route con loro. Più 10 nitrati, più 10. Io faccio il trizio perché mi serve per fare l'energia elettrica. Resonance Station. Gli adiacenti producono più 1 per turno, 22 di silicati. Mannaggia, prendo questa. Anche se possiamo ricercare un nuovo progetto usando i punti scienza. Ma non mi interessa al momento perché non c'è nulla che mi interessi. Allora, esploriamo, esploriamo, andiamo di qua. Abbiamo trovato nitrati e titanium. Ora abbiamo di nuovo. Allora, dobbiamo costruire qualcosa. Allora, intanto andiamo in città. Magari riusciamo in città, parola grossa, ma a New Rome. Resonance Station. Gli adiacenti producono più 1, quindi io posso costruirla. Missing Resource. Mi mancano 22 silicati, eh sì, non ne abbiamo tanti, quindi al momento niente, però facciamo 10 nitrati, niente, 5 nitrati e 5 silicati, facciamo al laboratorio, lo facciamo. Ok, non ho ancora capito se questa è un'espansione, diciamo, di quello che abbiamo costruito, c'è questo, c'è anche prima, non l'ho visto, purtroppo sono distratto io. Passiamo il turno. Ora, per aiutare con la nostra esplorazione, la Terra ha inviato un array di satelliti di esplorazione sull'orbita marziana. Ok, Research Project. Ok, possiamo prendere windmills, 8 titanio, mi serve tantissimo questo, o i pu bagni pubblici. No, direi che l'esigenza è quella di fare delle stazioni eoliche con Ah, no. Questo si può costruire solo. Ah, ecco, per quello che è di questo colore, perché si può fare solo regionalmente. Quindi questo lo possiamo piazzare dove? Qui, you need to control the location building. To expand this location, aumenta la popolazione. Ok, abbiamo bisogno di aumentare la popolazione. O possiamo farlo qui, mine titanium. Ah no, sostituirebbe la miniera, no. Dobbiamo aumentare la popolazione, quindi 30 food, manco per le balle. E niente, siamo un po' bloccati allora. Non consumano energia, ok, perfetto. Adesso qua abbiamo le missioni che ci facilitano un po' il lavoro. Alcuni progetti prevedono azioni che possono essere performate ogni qualche turno, insomma. Clicca sul pulsating satellite button per cominciare. Ok, sta pulsando un tasto dei satelliti, ma non lo trovo. Quindi devo capire dov'è. Sì, eccolo qua. Praticamente usando questo saranno utili. Ok, cioè praticamente cosa succede? Se io ci clicco, mi dice di che posso amplificare, cioè esplorare una zona. Voglio fare questa zona qui. Voglio vederla, vedere cosa succede. Gli esploratori fuori hanno scoperto un antico canale di lava vulcanica. È larga abbastanza che noi potremmo sigillare i buchi e costruire una città all'interno. Potrebbe offrire una maggiore protezione dalle radiazioni, ma ci sono molti detriti da rimuovere.
Ci sono titanio, 30 di supporto. Molto interessante questa cosa. Potremmo fondare un'altra città qui. Il gioco si fa interessante per quanto richieda diverse ore, probabilmente per essere padroneggiato, ma è già intrigante così. In inglese lo trovo piuttosto comprensibile, per quanto io inciampi ogni tanto, ma qua c'è una barra che sta caricando, probabilmente è l'aumento dei cittadini, ma mi servirà del cibo per aumentare il numero di cittadini, che al momento sono 2. 2 credo sia simbolico come simbolo, e qua abbiamo il massimo degli edifici creabili. Sì, laboratorio, ci genera scienza, infatti più uno di titanio e più uno di cibo. Siamo un po' bloccati, vorrei vedere se possiamo ricercare un progetto nuovo. Sì, la greenhouse farm, potrei aumentare il cibo ancora spendendo 10 d'acqua, ma l'acqua non l'abbiamo, ne abbiamo solo 6. Questo è la scienza, questa è l'acqua, avrei fatto forse un altro simbolino. Comunque si può fare esplorazione, ci serve acqua, quindi andiamo qui. 5 d'acqua che non bastano, sì, perfetto, la possiamo fare. Allora prendiamo questa, se c'è ancora, e costruiamo. Ah, ho già ricercato un progetto questo turno, mannaggia me, è vero. Allora 10 dignità e adesso ne abbiamo altri. Vediamo altri progetti ancora, ok, così espandiamo. Il tritium termo lo potremmo fare, ci dà più uno a turno di energia elettrica, e direi che al momento potremmo anche farla, ma questa 30, 12 brain electrolyzer più 2 di supporto costa acqua, no. Voglio fare questo perché mi potrebbe essere molto utile. Perfetto, e questo mi produce uno di energia, fantastico, quindi non siamo messi più così male. Tra l'altro potrei anche permettermi di distruggere qualche casellina, ok, ho speso 9 di energia così da blade. Allora, esplorazione abbiamo già fatta, passiamo il turno, se non succede niente. Allora abbiamo 6 di energia, robot hub. Popolazione e robot aumentano. Sì, voglio fare questo, così mi dà 2 robot, fantastico. Questa la voglio assolutamente fare e ho anche le risorse per poterla costruire, quindi facciamola qui. Questa è la robot. Potremmo espanderci adesso, forse? Sì, potremmo espanderci in zone. Qui è una falda acquifera. Qua potremmo. Le windmill, parle lì, ha bisogno di controllare la location, quindi o si fa una seconda città qua sotto. Vediamo, io clicco qui, posso espandermi qui? No, devo espandermi qui prima e poi lì, quindi io mi espando qui e qua ci piazzo le turbine eoliche. Molto bene, quindi abbiamo un più uno di energia delle windmill. Fantastico, quindi dovremmo avere più 2 adesso. Sì, fantastico, ci stiamo espandendo abbastanza bene e al prossimo aumento credo che non lo potremo fare adesso. Adesso voglio andare a esplorare ancora un po' di cose, aumentando anche un po' la felicità magari. Ok, abbiamo trovato anche una cassa di cibo. Passiamo il turno. Sì, ogni 2 anni passa il turno. Possiamo fare la fattoria, la fabbrica di terreno, soil, per produrre. È molto interessante questa, 22 nitrati, però è un po' eccessiva. Ma io la prendo, la tengo lì al massimo. E dovremmo aumentare ancora. Ah no, possiamo espanderci ancora perché ci ha dato 2 robot. Quindi, in teoria, io potrei prendere questa. E ci ha fatto arrabbiare un po' la gente. Però qua potremmo, se mai prenderemo la carta, potremmo fare una città all'interno di questi cunicoli di un vecchio vulcano. Molto, molto interessante. Possiamo esplorare. Io continuerei l'esplorazione andando a prendere queste risorse. Prendo silicati e acqua. Il cibo sta crescendo. Direi che tra poco potremmo farci un'altra... La tuberfactor? No... Cos'è che chiedeva 30 cibo? Questa, l'habitation module, per poterci espandere ulteriormente. Però anche questo non è male. Allora, i nitrati li stiamo importando dalla terra, però stiamo esportando
il titanio, quindi avremo bisogno di cercarlo. Passiamo il turno ancora. Ok, ogni qualche anno le aspettative della popolazione aumentano. Questo impatta sul supporto che prendi dalla popolazione e se non ci fai attenzione potresti saltare nel fallimento della missione. Le aspettative aumentano naturalmente over time e non sono influenzate dalle tue azioni. L'umanità aspira sempre a una qualità di vita sempre più alta. L'incontreremo. Non ho scelta. Va bene, laboratorio no, Robot Hub sarebbe utile anche questo, cazzarola, per espanderci ulteriormente. Posso ricercare spendendo un punto scienza, non so che cosa. Ah ok, ho deciso di evolvere i progetti che posso trovare. Questo però ci porta del malumore. Vabbè, possiamo esplorare, quindi andiamo a prenderci magari, non lo so, questo del trizio, del titanio. Vediamo che cosa diventa questo. È un canyon view, cioè praticamente con 4 di titanio possiamo fare una torre di osservazione che non so cosa. Sì, è una vista mozzafiato e va bene, però... Vabbè, andiamo avanti. Possiamo esplorare nuovamente. Vediamo cosa c'è qui. Titanio nitrati. Non ci costa niente, però ci vale come un'esplorazione. Ok, il gioco ce lo ricorda quando stiamo andando avanti e avremo qualcosa da fare. Quest'anno segna l'inizio di un nuovo termine. E è il tempo di scegliere un nuovo leader. Ok, allora lui si ritira, però possiamo scegliere lui, che è quell'altro che mi è uscito prima. Quindi lui è può costruire appartamenti modulari, può lavorare la terra, distruggere 2 rocce a turno gratis, è molto interessante. O abbiamo questo Tariq Fayed per la security. Lui è seleziona una città, produce tutte le sue risorse una seconda volta e genera meno 5 di gradimento, di supporto. Police Station, ma perché c'è anche la polizia? Ah, costruisce la Police Station perché poi inizia anche la criminalità. No, io scelgo questo, che non mi dispiace. Abbiamo un altro di questi da costruire, Entertainment Center, 4 di potenza, 4 di cibo, è una tantum, non credo ce lo consumi a turno, 3 più 3 support. Ah no, quello che ho fatto prima è non cercare niente, ma guadagna 1 di scienza. No, non mi piace nulla di questo, voglio andare a continuare a esplorare. Andiamo qua, prendiamo dell'altro tizio, che mi interessa molto. E passiamo... You can steal the search project. Sì, questo. Ma non... Tuber Factory... Sì, direi che lo facciamo, dai. La costruiamo. Così... Lui può distruggere questi gratis. Così dicevano. Ah, ho già usato la skill di... Ok, lo facciamo il turno prossimo. La Tuber Farm la facciamo. E la mettiamo qua. Quindi produciamo 2 di cibo adesso. Passo il turno. Andiamo a 31. Possiamo ricercare la composting facility. Ci dà più 1 di nitrati, 6 di scienza, sì, cerco questo. Avremo anche un landing pad che attiva un'altra trade route con la terra, quindi avere doppio scambio, ma non mi interessa, prendo questo. Voglio fare, adesso lui può eliminare questo gratis e ci piazziamo il composting facility, quindi lo mettiamo qua. Così che... abbiamo il recupero di nitrati. Ah no, però non ho letto, sono un pirla. Genera più 1 di nitrati a ogni 3 cittadini. Però ne abbiamo 2. Abbiamo 2 robot e 2 cittadini. Però possiamo costruire questo, il dome, e quindi saliamo a 3 cittadini, quindi dovrebbe iniziare a generare, sì, infatti, un nitrato, perché abbiamo 3 cittadini umani e 2 robot. Fantastico. E potremmo anche espanderci.
Direi che lo sto padroneggiando abbastanza bene il gioco, devo dire. Dovrei trovare una miniera interessante. Passiamo il turno. Possiamo cercare un'altra di queste, ma non abbiamo cibo. Per 10 d'acqua potremmo fare una nuova domma. Assolutamente. Sì, dai, la facciamo e la costruiamo subito. Una nuova domma. Stiamo finendo, dobbiamo fare altre città dopo, Dobbiamo trovare il modo di farla, più che altro. Lui può distruggere rocce, ma non ce ne sono più. Può costruire... Ah, mannaggia. Vabbè, passa il turno. Puoi usare ancora gli insufficient resources. 30 di cibo, può costruire appartamenti modulari. Dobbiamo arrivare nuovamente a 10 di cibo. Vediamo un po'. Abbiamo un landing pad, entertainment center. No, mi prendo uno di scienza. Andiamo in esplorazione, voglio recuperare cibo, ma purtroppo il cibo su Marte non si trova, quello si sa. Quindi andiamo qui, recuperiamo un po' di... 10 di cibo, ok, infatti era quello che speravo di trovare. Va bene, la building action è disponibile, quindi lo cerchiamo qui. Sì, ogni tanto possiamo fare la doppia ricerca perché abbiamo anche la ricerca con i satelliti. Allora, vabbè, possiamo prenderci una CO2 factory. Produce anidride carbonica estraendo dalla regolite, la sabbia. Ora hai un progetto che può aiutare a terraformare il pianeta per rendere Marte abitabile per la vita. La temperatura ha bisogno di essere aumentata. L'ossigeno ha bisogno di essere aumentato. Gli oceani hanno bisogno di essere formati per provvedere alla pioggia e all'atmosfera. E deve densificarsi in modo da far da scudo alle radiazioni solari. Alcuni progetti. Beh, molto interessante. Cazzarola sto gioco. Questo per fare le strade. Permette alle macchine di viaggiare più velocemente. Cioè, ma sembrava molto più semplice prima, ma direi che proprio semplice non lo è. Cioè, nel senso, mi sembra piuttosto profondo come titolo. 10 di scienza, 7 di nitrati, ci possiamo fare la Cultured Meat Lab. Che poi ho preso questa e non ho preso l'altra, ma va bene. Questa però provvede a 10 atmosfere a turno. Quindi praticamente andiamo anche a... ci si è sbloccata la terraformazione e qua inizia a produrre un po' di roba. Possiamo fare anche questo. Ok, e produce ancora di più cibo, quindi a breve potremmo... Perdiamo 10 di supporto perché non sono contenti. Il campo di fotovoltaici, vabbè. Il parco fotovoltaico, come si chiama? L'università. L'ospedale, più 7 supporto a turno. Ah, per caso abbiamo meno 10. Silicati non ne abbiamo, ma adesso li andiamo a cercare perché assolutamente i silicati ci servono. Silicati qua. Speriamo di trovare anche del cibo. No, non ci serve assolutamente. Allora, gli scienziati stanno facendo progressi sull'adattamento della vita alle condizioni marziane. Bioingegneria, insomma. Stanno facendo esperimenti genetici diversi. Quali forme di vita vorresti creare? Deinococco o il metagenomium? Ci costa 17 scienza. Più 1 calore a turno. Più 2 atmosfere. Io punto sull'atmosfera. Batteria spread. Diffusore di batteri. Batteri. Già dal nome avrei dovuto capirlo. Abbiamo mandato la nostra prima forma di vita. Le forme di vita possono provvedere a una gran varietà di benefici. Puoi diffondere forme di vita in zone climatiche. Ogni zona può avere un batterio, una pianta e un animale. Per diffondere il batterio abbiamo bisogno di costruire il batterio spreader. Ok, il diffusore... Mamma mia ragazzi, si sta facendo complesso perché poi dovremo iniziare a terraformarlo e lo vedremo cambiare questo pianeta. Poi ovviamente quando succederà per davvero, se succederà per davvero, noi saremo già tutti morti da tempo, però è interessante poterlo vedere in un gioco. Fonda una nuova città. Per fondare una nuova città clicca sulla city,
Ok, e Found City. Ah, ok, lo possiamo fare adesso. No. Le balle, lo possiamo fare. Però non c'è. Clicca su una appropriata city location, come un piano, piano insomma, un cratere o un lava tube, e clicchi clicca fonda la città. Ma non c'è. Forse il prossimo turno? Sì, possiamo fare il modular apartment, ma non l'abbiamo. Passiamo il turno e lo facciamo il prossimo, così vediamo com'è. Masha housing, ok. No, voglio fare questa cosa qui, modular apartment. Lo faccio qui. Ah, me lo fa praticamente senza aver la carta, perché lo fa lui già di abilità. Ah, interessante. Allora, vediamo un po'. Cavoli, sta anche cambiando l'aspetto, perché questo è un po' a disposizione dei nostri, diciamo, edifici, ma poi si vede poi effettivamente anche qua sotto come sta evolvendo il nostro cratere. Allora, abbiamo lava tube. Ma non ce lo fa fonda la città, però. Cioè, qui? Se io vado qui... No, qua abbiamo flat plains. Può essere fondata una città qui. La facciamo qui. La possiamo fondare qui? No. No, non fonda la città. Però ho il bacteria spreader, che posso piazzare spendendo 17 di scienza, che non ho. Vabbè. Allora, io direi che abbiamo già fatto, vabbè, una bella courthouse. Possiamo farne una per città, è tipo un municipio, un governo locale. Ci costa 10 di cibo e 5 di... Vabbè, io la prendo e sto accumulando carte. Allora, ragazzi, questo è un gioco veramente figo. Sembra... Ho salvato perché magari poi lo si continua. Però sembra essere davvero figo, spero di avervi portato qualcosa di interessante. Vi dico, l'ho iniziato a giocare e ho avuto quell'impressione che mi davano quei classici giochi dove li giocate dopo 10 minuti avete già capito tutto, ma in realtà qua è un continuare a sfogliare il gioco e scoprirne sempre più strati, infatti sta diventando complesso. Non credo sia complicatissimo anche in inglese, se poi arriverà in italiano sarà meglio ancora, giusto per giocarsene un po' più tranquilli, aver sotto mano tutto, però non è... cioè, ho visto di molto più complicato, giochi molto più complicati. Beh, senz'altro un gioco consigliato per gli appassionati, perché abbiamo visto in questo video, siete stati fortunati, perché abbiamo visto notevoli aspetti del gioco e fortunatamente sono riuscito a comprenderlo abbastanza bene. Attendo ora i vostri pareri qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!